Per me oggi il vino è dedizione, è emozione, è condivisione con la famiglia e gli amici ed è un momento anche di riflessione. Siamo nella galleria centrale della cantina Talosa, che si trova proprio sotto Piazza Grande a Montepulciano, una cantina che è scavata nel tufo, di origine, sicuramente etrusca e che noi oggi dobbiamo essere molto molto bravi a mantenere, ma nello stesso tempo anche a sfruttare le caratteristiche di temperatura e umidità per la maturazione dei nostri grandi vini. Nella cantina abbiamo tre diverse tipologie di botti che sono divise per annata. Giù in fondo, nella parte terminale, abbiamo le botti più vecchie, quelle del 1972, acquistate per iniziare la produzione. Ed oggi sono un monumento storico fondamentale per noi, sia di importanza a livello di grandezza, ma sia perché oggi ancora alcune di queste producono dei grandi vini. Mentre nella stanza accanto abbiamo dei serbatoi di acciaio inox che ci servono per la maturazione dei vini più giovani e come botti di stoccaggio. Da quest'anno è Filai Lunghi, che è un vino nobile 2007 ed è una selezione. Come dicevo, siamo un'azienda storica, quindi abbiamo vigneti piantati 30 anni fa, piantati 20 anni fa, e quello che raccoglie le uve di tutti questi vigneti è Filai Lunghi. Vino prodotto per la prima annata 2007, perché nel 2007 ci siamo trovati ad avere delle uve sangiovesi di altissima qualità. E questa è stata la scelta di questo vino, quindi chiaramente un gioiellino prodotto in pochissime bottiglie, circa 4.000 per tutto il mondo, che verrà riprodotto solo quando ci troveremo a riavere un'annata valida per questo vino. È composta da due diverse tipologie di botti. Qui sulla galleria centrale abbiamo tutte le botti di Rovere, che sono le botti per eccellenza per la maturazione dei vini, dei grandi vini. E noi quindi abbiamo del 1972, che sono le prime botti acquistate dall'azienda per far partire la produzione. E oggi sono un monumento storico per noi, perché hanno un grande valore affettivo e familiare. Una cantina del 1500, scavata sul tufo, una discesa di circa 20 metri per arrivare qua giù, quindi un cunicolo sotterraneo molto affascinante. E noi siamo molto fortunati perché ci troviamo in un villaggio molto caratteristico, bello per terra, per cultura, ma con un grande patrimonio vitivinicolo e enologico.